positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto materie prime, più 5,41%. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore viaggio e intrattenimento, meno 1,32%. Sul mercato valutario, sessione debole per l'euro-dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,23%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Cina, annunciati prezzi al consumo, pari a 2,3%. Domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dei prezzi al consumo, e si attende dal Regno Unito l'annuncio della produzione industriale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le richieste del sussidio di disoccupazione. Si attende un avvio negativo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 16.325,25 punti.